Senatore Bossi, una Pontida prevalentemente incentrata su una critica a questa Europa e soprattutto alla moneta unica. Lei è stato tra i primi parecchi anni fa a mettere in guardia dall'euro. Esatto. Io faccio un ragionamento semplice. Nella moneta unica sarà una moneta forte. Una moneta forte aiuti i tedeschi. Svantaggia noi e aiuti i tedeschi, perché comunque hanno prodotti molto tecnologici e quindi li vendono comunque. Si dice che i prodotti tedeschi non si vendono, si comprano, si va a posti in Germania per comprare, perché è roba di alta tecnologia. Noi produciamo roba di bassa tecnologia e quindi con una moneta forte sarebbe stato molto più difficile così è stato. Ma c'è il rischio invece dell'andamento inverso, cioè che gli altri prendano le nostre aziende? Già ci sono stati anche di recente dei casi del genere. Quando le aziende non vendono falliscono e quindi arrivano gli altri. Quindi la delocalizzazione. E quindi scappano oppure vendono a chi per i quali già lavora magari. Fanno cose secondarie per altri paesi che hanno il mercato, che producono e vendono, come i tedeschi. Non è che i tedeschi ci vogliono male, i tedeschi vendono una moneta forte, come l'euro riescono a vendere i loro prodotti, noi no. Come si esce da questa situazione, secondo lei? Come possono i nostri prodotti tornare competitivi? Sarà il mio discorso. Senta, una ultima questione, l'immigrazione, in questi giorni continuano gli sbarchi, qui Salvini ha detto che lancerà il referendum per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina, anche questa situazione lei come la legge? Sembra abbastanza giusto far sapere che da noi come in America non si può venire così, ma insomma deve avere le carte in regola. Di più, noi no, non abbiamo il lavoro per noi, cosa facciamo? Li diamo agli immigrati, non possiamo.